io sono Paolo Pagetti, produttore esecutivo di River Tape Productions. E qualche giorno prima del primo lockdown ho deciso di convocare, come dire, Andrea Van Cleef e Diego Potron, due artisti della mia etichetta, per coinvolgerli in un progetto un po' strano, nuovo e anche un po' pazzo, a essere sinceri. Abbiamo registrato la sera prima che Giuseppe Conte chiudesse tutto, al suo quadro di Salice Terme, che è un locale amico, un po' di tracce, e da lì abbiamo iniziato un percorso che è durato praticamente 2 anni, cioè ovvero come il lockdown, dove questi due ragazzi hanno mischiato le loro canzoni, le loro idee, si sono suonati addosso, come dicono loro, un po' di canzoni. E poi è arrivato il momento di farle nascere. Farle nascere voleva dire semplicemente, visto che avevamo bisogno di un produttore musicale, artistico, trovare la persona giusta. La persona giusta l'abbiamo trovata, fortunatamente, un amico, Don Antonio Garmentieri, e tutto il suo staff, con tantissimi musicisti che sono passati dal Crinale, dove abbiamo registrato il disco poche settimane fa. Siamo a fine primavera 2021 e siamo alla fine del progetto. Ce l'abbiamo, è finito, è una stazione che non ha confine, è un safari, come si fa da quelle parti, soprattutto nel nostro immaginario in Africa, quindi ci sono delle cose che ricordano quelle terre, ma ci sono tanti altri posti che sono più posti immaginari della mente, del cuore, che in questi 2 anni abbiamo così fatto nascere, li abbiamo spostati, poi li abbiamo rimischiati, e quello che sentirete è quello che abbiamo prodotto per voi. Ho iniziato a suonare quando ero ragazzo e ho smesso di disegnare a un certo punto, perché il mio primo approccio, diciamo, col mondo dell'arte è stato con il disegno, con i fumetti. Io volevo diventare un disegnatore di fumetti e poi dipingevo. A un certo punto ho smesso di fare tutto ciò quando ho preso in mano la chitarra, un po' tardi, rispetto a quello che fanno i musicisti di solito, intorno ai 20 anni, e da quando ho cominciato a approcciarmi alla chitarra mi è piaciuto talmente tanto che ho smesso di disegnare completamente e non ho mai più disegnato niente, a parte qualche scarabocchio. Dunque, io ho iniziato a suonare a 13 anni, prima di cominciare a suonare in band. Ho fatto qualche lezione di chitarra classica, vabbè, lo studio della musica alle scuole, e poi ho studiato un po' la chitarra classica, che mi piaceva molto, proprio lo strumento classico, e ho cominciato a suonare perché qui in Brianza, io sto a Carnate, ma in tutti i paesi qua intorno, negli anni 90 c'erano tantissime band. Qui a Carnate è un paese di, allora erano circa 5.000 abitanti, poco di più, e c'erano 6-7 band, no, magari non di qualità incredibile, però, ed era così in tutti gli altri paesi. E ho iniziato a suonare appunto perché l'ambiente giovanile, per fortuna, di quegli anni lì era formato per lo più da, di queste parti qua, per lo più da musicisti, ecco. Cioè, eravamo sul finire degli anni 90, mi piaceva l'alternative rock, quello che una volta si chiamava alternative rock, tutta l'onda lunga del grunge, delle cose che ne sono poi derivate. Mi piacevano queste cose anche i gruppi degli anni 80, del rock alternativo degli anni 80, come i Dinosaur Jr., Husker Du, Replacement, Husker Du, non ho mai capito come si pronuncia. E volevo suonare queste cose e non c'era nessuno che lo faceva, e quindi ho iniziato a farlo io. Male, anche molto male, ma almeno era una cosa mia. Dunque, ho iniziato a suonare come tutti qua in zona, facendo il classico ska core brianzolo, che è proprio un marchio di fabbrica locale. Partendo da quello, ho suonato hardcore, che mi piace tuttora, per tanti anni, e
poi verso la fine degli anni 90, la seconda metà degli anni 90, stoner, l'ascolto di quella roba lì, desert rock. E poi ho cominciato a suonare il contrabbasso con Mauro Ferrarese e Stefano Vergani, che è un cantautore qui di zona, che ora vive in Sicilia, e ho fatto contrabbassista con loro per parecchi anni, finché ho cominciato, ho suonato poi in varie band di varia natura, e poi ho cominciato a fare questa cosa da woman band dopo un festival a cui ero stato con Mauro Ferrarese, appunto. E dal 2006 fino al 2016 circa ho fatto attività da one man band vera e propria. E niente, poi mi sono fermato un annetto e ho ripreso facendo le cose più folk che sto facendo adesso. Sempre che si possa chiamare carriera. La mia carriera, tra virgolette, musicale inizia... Allora, il primo disco che ho pubblicato, a parte alcuni demo e alcune cose, è del 2002. Se non sbaglio, fine 2002, inizio 2003, con la mia prima band, si chiamavano Bogarts, era una band abbastanza atipica, con un suono, noi lo chiamavamo noir rock, eravamo influenzati molto dai Morphine e da altre band del rock underground americano. Dopo lo scioglimento di questa band ho iniziato, e si parla del 2005-2006, ho iniziato a suonare in giro un po' prima come solista, poi accompagnato da quella che sarebbe diventata poi la mia compagna di vita, Elena, al pianoforte. Abbiamo suonato insieme come duo per un po' di anni, poi abbiamo formato una band che si chiamava Van Cleef Continental, che ha vissuto diverse e varie incarnazioni e si è poi sciolta nel 2015. Nel frattempo però avevo già cominciato la carriera solista con Sandog, che io dico spesso che è il mio primo disco vero e proprio, che è uscito nel 2012, e penso che Sandog sia il mio primo disco, un disco acustico, però sia il primo disco in cui effettivamente inizio a fare delle cose delle quali mi riconosco. Da lì in poi ci sono stati altri dischi solisti, l'incontro con la Rivertail Productions di Paolo Pagetti, che è stata una svolta molto positiva. Tropic of Nowhere nel 2018 e poi 135, un box di 45 giri in vinile del 2020, per arrivare al disco che stiamo per produrre oggi, Safari Station. E parallelamente c'è stata la carriera degli Humulus, che sono una band di stoner doom, che se io dovessi dire qual è il mio genere preferito, probabilmente direi lo stoner e il doom. E siamo arrivati a quest'anno e sta per uscire questo disco che si chiama Safari Station, in cui insomma crediamo molto, e stiamo per riprendere. Nel momento in cui faccio questa intervista adesso, sto riprendendo con l'attività live che ho sempre tenuto molto 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 attiva nel corso degli anni, perché è quello che mi è dato anche da mangiare, suonando sia i miei pezzi ma anche cover e anche suonando con altre persone. L'idea di Safari Station è nata in realtà da Paolo Pagetti e da Rivertail, nel senso che Paolo ci ha proposto di fare un disco assieme a me e Andrea, che fosse un po' più di uno split semplice, e nel quale mettere dei pezzi un pochino diversi dalle nostre produzioni abituali, magari vecchi che non erano mai stati utilizzati. Io in realtà avevo questi brani che sono brani nuovi, Andrea ne ha riutilizzati un paio un po' più datati, riarrangiati, e niente, l'idea di questo lavoro in realtà appunto è partita dall'etichetta, da Paolo. Mi sono trovato bene a lavorare con Diego, penso che siamo molto diversi sia come persona che come approccio alla musica, come cosa che facciamo, ma in realtà veniamo dallo stesso pianeta musicale, quindi ci sono tanti tanti punti di contatto, tanti riferimenti che possiamo utilizzare e ci capiamo molto. Con Andrea mi sono trovato a lavorare molto bene, nel senso che pur provenendo da ambienti musicali leggermente differenti, la matrice diciamo è la stessa, e con lui mi sono trovato bene, onestamente, è stato molto semplice. Thank you.
Safari Station per me parte quando River Tail mi chiede di dare un contributo diverso da quello che do di solito, quindi non come chitarrista, non come autore, ma come coordinatore dei suoni di questo nuovo disco a quattro mani di Diego e di Andrea, personaggi che conosco di nome ma non di persona, gente che ha già alle spalle un percorso molto ben codificato. Sono le persone con cui può essere più facile o più difficile lavorare. Non conoscendoli non sapevo quale delle due opzioni mi si sarebbe presentata. Gente molto piena di sé, molto difficile da guidare in un territorio nuovo, perché un disco a quattro mani è sempre un punto di incontro, non è mai uno spostamento polare da una parte o dall'altra. O persone che sono già abbastanza solide nel loro percorso per non avere paura di essere messe in discussione, di mettersi in discussione e di trovare una sintesi fra i linguaggi. La sintesi fra loro due è diventata una sintesi fra noi tre, anzi fra noi quattro, dove il quarto elemento è la band, una band con una grande personalità, ed è stato, devo dire, una di quelle cose che riconnette al senso etimologico anche inglese di suonare, che è play, perché ovviamente abbiamo suonato ma abbiamo anche giocato, abbiamo preso le loro idee, abbiamo giocato come col pongo a rimodellarle, a passarcele da una mano all'altra e vedere la forma che veniva fuori alla fine. Questo evento, diciamo, di venire qui a fare questo disco in questo modo, in realtà è stata una richiesta esplicita di Paolo Pagetti, nel senso che lui ci ha chiesto di fare dei pezzi nostri uscendo dal quello che abbiamo sempre fatto, quindi Andrea uscendo un po' dalle sue cose più rock, diciamo, e a me di uscire un po' dalla questione chitarra-voce, che è più il mio partito. Avevamo dei pezzi, abbiamo scritto dei pezzi, abbiamo completato il disco in quest'ottica e siamo venuti qui a farlo perché affidandoci a una persona come Don Antonio, che è una più un direttore d'orchestra deviato che un produttore musicale, diciamo, abbiamo affidato moltissimo a lui anche la stessa parte di arrangiamento dei brani, in maniera che venissero più coesi i brani negri di Andrea e poi uscissimo realmente da quello che facevamo abitualmente, come dicevo prima appunto. Come dice Diego, la produzione di Don Antonio è stata molto importante e ci siamo trovati molto bene e devo dire che Antonio Gramentieri ha le caratteristiche del grande produttore, nel senso che riesce ad avere una visione d'insieme del brano, riesce a svilupparlo, ad arrangiarlo, a portarlo verso direzioni impreviste, ma mai fuori dal genere della persona che ha scritto il brano. Nel senso, lui e la sua band hanno, con la nostra collaborazione ovviamente, hanno lavorato tantissimo a dei brani che ho scritto che avevano una struttura molto libera. Gli ha dato uno sviluppo davvero fantastico e a volte inaspettato, ma tutto quello che ha tirato fuori erano cose che sono nel mio DNA da molti punti di vista, infatti non ho fatto nessuna fatica ad inserirmi, a fare le mie parti, a cantarle. E è stato davvero un grande lavoro e grandi doti di produttore da parte di Don Antonio e grandissimi musicisti coinvolti. Ho trovato delle belle persone, delle persone curiose, oltre che degli ottimi musicisti, e questo già si sapeva, e credo che abbiamo disegnato la geografia di un luogo che è il luogo esatto del loro incontro e direi del nostro incontro. E da sto punto di vista, grazie anche alla regia di River Tail, che è stata, come tutte le buone regie, è stata silenziosa, trasparente ma presente, credo che sia un progetto nato sotto una buona stella, è una cosa che ha già dato delle grosse gratificazioni nel momento in cui era fatta. Spero che darà delle gratificazioni anche a chi l'ascolta. Un'altra cosa interessante è stata fare, visto che questo disco non è semplicemente uno split, è stato un po' intervenire all'interno dei pezzi dell'altro. A vicenda. Sì, lui non mi ha lasciato intervenire nei suoi pezzi. Io non ti ho lasciato intervenire perché... Praticamente, però vabbè. Cioè, no, in realtà... Io sono democratico. No, allora, non è che tu non sei intervenuto nei miei pezzi, è che io a un certo punto mi rendo conto che non è necessario fare 85 chitarre.
A differenza tua? No, stavamo dicendo appunto dei grandi musicisti che ci hanno accompagnato nelle registrazioni di questo disco, oltre a Don Antonio Gramentieri, di cui abbiamo parlato, e del suo ruolo di produttore. Credo che sia giusto citare i grandissimi musicisti che hanno suonato, che sono Piero Perelli alla batteria e alle percussioni, un musicista straordinario. È bello, molto bello. È bello e fa le pizze buone anche. Tra l'altro, ma più che altro è bello. Al tramonto soprattutto. Nicola Peruc alle tastiere, anche lui straordinario, velocissimo, intuitivo. Davvero molto bravo e di un'umiltà, tutti di un'umiltà incredibile. Infatti non è stato. Non ci hanno mai sgridato. Non sono mai stato sgridato neanche io per le mie lacune, le mie carenze. E infatti ho apprezzato molto questa cosa, la loro cortesia, oltre che la loro umiltà. E poi Ivano Giovedì, il fonico che ci ha registrato, ci ha seguito. Anche lì una caratteristica fantastica del il fonico perfetto, è il fonico che non vuole essere protagonista ma si mette al servizio senza no nonsense, cioè senza cazzate, no bullshit. In particolar modo, a parte i musicisti, è veramente, cioè, sono rimasti davvero impressionati. Il crinale. Crinale è lo studio che Don Antonio ha creato sulle colline dell'Appennino tosco-romagnolo, si dice? O esiste solo tosco-emiliano? Ma non lo so. E lo studio che ha creato su queste colline è un posto magnifico, vicino a un borgo straordinario, isolato dal mondo, dove non prende il telefono, dove non c'è internet, non c'è niente. Quindi è pazzesco perché ti immergi totalmente nell'atmosfera del posto e nella musica che stai facendo. Non ci sono di sicuro altre distrazioni se non il cibo che ci è stato fornito dal titolare del bar Il Cremlino, che ringraziamo per aver cucinato per noi e averci portato ricche libagioni. È un'esperienza interessante, nel senso che si è abituati a essere iperconnessi davvero e viaggiare a una velocità di un certo tipo nella nostra quotidianità che è abbastanza folle e non ce ne rendiamo conto perché ovviamente siamo immersi nella quotidianità e non ci rendiamo conto di questa cosa, ma se ti sposti un attimo, ti distogli da quelli che sono i tuoi rituali quotidiani, li analizzi con un po' di distacco e capisci che effettivamente distaccarsi e avere un'altra velocità nelle cose che si fanno è importante e non è facilissimo all'inizio, ma dopo qualche giorno cominci a abituarti e probabilmente poi hai un approccio diverso anche a quello che è in definitiva la tua vita, nonostante tu debba essere perennemente iperconnesso, fare delle cose che magari non hai voglia di fare. Passare comunque qualche giorno lì staccato completamente dal mondo, staccato dai social network e immerso completamente nella musica che stai facendo, quindi nell'arte, è sicuramente un'esperienza che consiglierei a chiunque. Registrare il crinale è stata un'esperienza molto molto figa, nel senso che è questo spazio in quasi montagna, si può dire, allestito a studio, dove poi stai anche a mangiare e a dormire. È stato molto divertente e molto anche monastico come esperienza, nel senso che ci si alzava presto, si lavorava, si pranzava assieme, si cenava assieme, la sera dopo cena si registrava ancora qualcosa a letto presto, senza farsi mancare il bicchiere di vino, piuttosto che appunto il momento conviviale divertente. Però è stato molto interessante anche questo aspetto, comunque un ambiente molto piacevole e abbastanza spartano, faceva molto freddo, poi ancora pur essendo già primavera, appunto essendo un po' in colline, in montagna, era molto freddo l'ambiente, e quindi studio col camino acceso, così è stato bello bello. Thank you.
di interessante in questo disco? Penso che ci siano tante cose. Potrei dire i suoni, potrei dire gli arrangiamenti, potrei dire anche le canzoni. Io penso che ci sia una forma di verità in qualche maniera che si riesce a sentire. È un disco poco fatto con obiettivi altri che non siano esprimere artisticamente quello che doveva essere la canzone e quelli che dovevano essere i suoni del momento. Non c'è una concezione di fare un singolo che suoni in una certa maniera perché potrebbe essere vantaggioso, oppure di fare una promozione di un certo tipo. Penso che sia un disco che contiene una verità, che questa verità poi sia bella, sia qualcuno la ritenga di qualità o meno. A questo giro ci è importato un po' di meno, però sicuramente si sente quella che è la nostra verità, la verità delle persone che hanno scritto i pezzi, cantato e suonato tutti insieme, perché abbiamo suonato tutti i pezzi insieme, eravamo in 5 persone che hanno fatto tutto insieme dall'inizio alla fine, e credo che questa cosa che è venuta sia la verità che noi abbiamo creato in quei momenti, e penso che possa essere una cosa interessante da ascoltare. Magari a uno non piace, però è una cosa, penso, interessante. Disco spero che sia interessante ascoltare in toto. Penso che sia la parte più, secondo me, importante è proprio questo lavoro di vera e propria produzione artistica nella quale delle persone estranee a noi, ma molto intelligenti artisticamente, sono intervenute. E questa cosa ha uniformato questi brani, questi 9-10 brani, anche se in alcuni casi abbastanza differenti tra di loro, però è riuscita a creare un ambiente unico nel quale questi brani vivono, ecco. Credo che questa sia la cosa più interessante da ascoltare, da sentire.